siamo qui con Flavio Parenti, che conosciamo come attore, ma quest'oggi è qui in veste di nerd videogiocatore, ma soprattutto dalla parte, diciamo, dalla cattedra con la sua Reloading Human. Quindi, prima di tutto, grazie mille per concederci questa intervista e soprattutto inizierei con come è nata l'idea di partire con la tua società. Dunque, sì, Untold Games, che è una società di sviluppo di videogiochi per realtà virtuale, sostanzialmente è nata perché un giorno, allora io ero entrato nel trip di giocare in stereoscopia, c'avevo un monitor 3D a casa, un monitor 3D, ho detto fammi provare la stereoscopia, per cui semplicemente vedere il gioco in 3D, e comincio a giocare giocavo tipo a Mass Effect, mi stavo facendo tutta la serie di Mass Effect, e mi piaceva un sacco. Allora cerco sui forum e c'è, vado in questo forum Bernard che parla di stereoscopia e basta per i videogiochi, e c'è uno che dice: oh, ma ragazzi, ma c'è un casco di realtà virtuale su Kickstarter, è una figata totale, guardatelo. Vado a vedere, Oculus, Kickstarter, era finita da tipo una settimana la campagna Kickstarter, grande successo, ho detto ammazza, fammi vedere, potevo fare il pre-order sul sito, per cui ho ordinato sul sito. Aspetto che arrivi, aspetto tipo un mesetto, non arriva perché sono in ritardo di mesi, e intanto vedo un video su YouTube, intanto c'è il cervello che comincia ad attivarsi, dire ah che bella la realtà virtuale, voglio divertirmi, però da giocatore sempre. Poi a un certo punto su YouTube, sempre alle 3 di notte, vedo il video di una nonna, famosissimo, uno dei video più famosi dell'Oculus, che questi ragazzi australiani, grandi e grossi, gli fanno provare il casco virtuale alla nonna, lei se lo mette e fa oddio che meraviglia, e gli dico ammazza, cioè se funziona su una nonna, funziona, cioè è una figata, aspetta un attimo, fammi pensare che forse qua si può andare un po' oltre, fa ok, faccio un videogioco per realtà virtuale. Fammi vedere come si fa, faccio un post sulla mia pagina Facebook, dico sto cercando degli sviluppatori Unity per fare un videogioco in realtà virtuale. Un mio amico d'infanzia mi diceva conosco uno che ci gioco ad Arma 3 con uno che è il grafico di una società di sviluppo, cioè passami in contatto, ci incontriamo con questi ragazzi genovesi, sono 5 sviluppatori, e parlo del progetto e gli dico ok, il progetto è questo, voglio investire sulla realtà virtuale, voglio fare una società che si occupi esclusivamente di realtà virtuale, di sviluppo di software e videogiochi per realtà virtuale. Che tipo di videogioco facciamo? Sono arrivato con la Bibbia, col game design, un'avventura. Voglio fare un'avventura alla Monkey Island, perché secondo me dentro la realtà virtuale l'avventura è pazzesca, perché vivi la storia, non devi uccidere nessuno, devi solo stare lì nella storia e vivertela. E abbiamo cominciato un anno e mezzo fa lo sviluppo di quello che poi è diventato Loading Human, caricamento umano. Abbiamo fondato la società, Untold Games, abbiamo vinto Kickstarter, abbiamo fatto $40,000 su Kickstarter, che era un miracolo perché non c'era il caschetto, non c'erano i device di controllo, non c'era niente, però la gente ci ha creduto. E poi è entrata Sony, è entrata Google con le Cardbox, Facebook si è comprata, esatto, Oculus, ma Zeiss è entrata pure, Zeiss, Nvidia ha detto che farà le schede speciali, per cui diciamo il mercato sta esplodendo, ancora non si sa quando escono, che è il nostro grosso problema, perché evidentemente noi vogliamo fare un gioco e uscire esattamente quando escono i caschi virtuali per essere tipo il gioco da comprare quando compri l'Oculus, e perché abbiamo bisogno della data per parlare con i publisher, siamo con gli investitori, la prima cosa che chiedono sono le date di uscita, però sono molto interessati, diciamo che abbiamo intercettato qualcosa che potrebbe essere la nascita di qualcosa di molto grande. Abbiamo tra le mani qualcosa di molto importante e dobbiamo essere molto bravi a gestirla al meglio e uscire col gioco al meglio possibile, che è un gioco poi dove io porto tutta la mia conoscenza del cinema, cioè alla fine io sono il direttore artistico e lo scrittore, cioè scrivo la storia e poi faccio, come dire, la fine, cioè sono l'utente, sono il primo videogiocatore del gioco, sono quello che lo testa e dice no, questo non è bello, questo è bello, che mi piace da morire. È anche la parte più divertente poi alla fine, quindi però è bello come il potere poi sia del passaparola nel tuo caso per quanto riguarda la società, ma anche del Kickstarter proprio, sia per l'Oculus che per il gioco, per tantissimi altri progetti che stanno diventando praticamente importantissimi e completamente nuovi sia tecnologicamente che in altri campi, è impressionante. Ma tornando indietro invece, il fulcro, proprio il cuore da videogiocatore, quando è nato in te? Mio padre è un ingegnere in informatica, mi ha messo un computer in mano quando avevo 8 anni. Io ho cominciato con i VIC, dai VIC fino al Commodore 64, Amiga, Amiga 500, Amiga 1200, PC, DX 386, no, 286, SX a 15 MHz, 486 DX Pentium, li ho fatti tutti, tutte le console, per cui credo di aver giocato
tutti i videogiochi, evidentemente no. I videogiochi d'avventura, tutti. Ci ho giocato a tutti i Sierra, a tutti i Lucas, tutti. Mi sono preso pure il MAME, lo SCAM, per andare a emulare i giochi che non avevo giocato. Anche perché mi serve poi per applicarli, perché sostanzialmente applichiamo lo stesso design delle avventure dentro però alla realtà virtuale. Con un punto e clicca senza clicca praticamente. E senza il punta. E per cui è nato quando avevo 8 anni, cioè veramente sono un videogiocatore di hardcore, di quelli Wipeout, ero il più bravo. Peraltro poi sono cresciuto in collegio. E in collegio eravamo tutti senza genitori e tutti grandi videogiocatori ovviamente, e facevamo i tornei di Killer Instinct, di Mario Kart, di FIFA, PES ancora c'era, Nintendo 64, di Wipeout, per cui sono il videogioco per me è una... Io volevo fare videogiochi, cioè la cosa assurda, pensa che no, è una storia pazzesca. Io, finito gli studi, la maturità, ho fatto ingegneria informatica. Perché volevo fare videogiochi. Ho fatto un anno di ingegneria informatica, ho programmato Tetris tipo in C++, perché era la prima cosa che volevo fare, però tutto il resto non mi interessava, cioè mi insegnavano tante di quelle cose che a me non me ne fregava niente, volevo fare videogiochi. Per cui non seguivo neanche i corsi. A un certo punto la scelta era o me ne vado dall'Italia, perché in Italia i videogiochi non si facevano, e devo andare in un altro posto a servire caffè e tentare di diventare designer così. Oppure mi divertiva molto recitare, mi piaceva molto, e ho detto vabbè, recito. Poi ho fatto tutto sto giro, ho recitato, e poi sono arrivato a fare dall'altra parte, ho fatto il giro dall'altra parte. È tornato alla tua passione principale. Esatto, sì, da una passione all'un'altra passione, sì, incredibile. Invece un ricordo particolare per, non so, per il tuo gioco preferito, comunque legato a un videogioco? Qualcosa... Guarda, allora, il primo, strano, è un ricordo strano, allora, il primo videogioco che ho giocato... Uh-huh. Evoluto, diciamo, che ho comprato, che all'epoca era difficile comprare i videogiochi, c'erano i shareware, insomma era un modo molto diverso da adesso, e era Defender of the Crown, uno strategico strano nel 600, e quello è, diciamo, il primo videogioco che se devo pensare a un videogioco penso a Defender of the Crown. Se invece devo dirti il videogioco che mi ha fatto... Beh, ho fatto una maratona di Little Big Adventure, era una sfida con un mio amico, c'era arrivato Little Big Adventure, chi lo finiva prima? L'ho finito tipo in 7 ore. Un run through... Ovviamente all'epoca non c'era internet, zero soluzioni, zero walkthrough, cioè dovevi andare e provare tutto. Poi, vabbè, il mio gioco preferito in assoluto è Monkey Island 2. Cioè, secondo me Monkey Island 2 tocca un apice di fusione tra game design e storia, che secondo me è il top del videogioco. Poi dopo il videogioco è diventato gameplay puro, si vede adesso anche con Mordor, cioè dove sostanzialmente la storia diventa quasi qualcosa di fastidioso, l'importante è il gameplay e l'esecuzione, menare, aumentare di livello, prendere nuove armature, fare quello che si dice farming, in termine tecnico. Invece a me piace proprio l'aspetto emotivo del videogioco, cioè mi piace il racconto della storia. Tutti i migliori videogiochi a cui ho giocato, The Last of Us è l'ultimo per dire, sono videogiochi dove io empatizzo col protagonista, mi sento che la storia è mia e mi emoziono perché succede qualcosa di bello o di brutto ai personaggi a cui voglio bene, o rido come Monkey Island, che era una commedia alla fine. Per cui il mio sogno è fare giochi che siano... Guarda, ho riletto poco fa la Bibbia di design di Ron Gilbert, scritta nell'89, cioè prima di scrivere Monkey Island 1 e 2. Bellissima. Sì, è una corta, insomma, sono 5 pagine, la trovi su internet, dove lui dice la cosa più importante è che il game design sia fuso con la narrazione. E secondo me questo è... Cioè, se tu inventi un meccanismo di gioco che sia fuso con la narrazione, per esempio un esempio pazzesco di questo è Portal, secondo me, Portal 2 soprattutto, cioè dove il game design, il gameplay è geniale, perché è geniale, cioè entri in un posto e esci da un altro, è fantastico, peraltro in realtà virtuale sarà una roba da provare. Fanno Portal immediatamente, sì, lì fuori dalla porta, appena fanno Portal per l'Oculus. Ma hanno fatto un adattamento, credo che ci sia. E poi la storia è molto lineare, però è molto bella, cioè nel senso che cresce insieme a questo gameplay estremamente lineare e semplice. Per cui i migliori videogiochi per me sono quelli che fondono storia e game design insieme. Ti dico, le avventure ovviamente sono le prime che mi vengono in mente.
ti ringrazio per essere un grande sostenitore del single player, perché anch'io sono molto... Io mi annoio, multiplayer non ci gioco. Ho preso Call of Duty Advanced Warfare, carinissimo peraltro, secondo me uno dei migliori Call of Duty degli ultimi anni. Vabbè, meni, spari, cioè avanti, non c'è niente di... Quello. Sì, però c'è Kevin Spacey, che comunque un ti fa capire dove sta andando il videogioco, no? Cioè, appaiono i grandi attori dentro ai videogiochi. Il multiplayer non l'ho mai aperto, cioè non ho mai provato il multiplayer di... Grazie. Cioè, io sono un single player proprio, sono fatto così, sono old school ancora. Dempo. Però sulla VR, secondo me, almeno all'inizio, noi old schooler possiamo portare veramente qualcosa di nuovo, perché puoi riutilizzare meccanismi che conosci alla perfezione, perché li hai imparati a 12 anni, cioè li hai assorbiti. Io, cioè proprio l'avventura, vedo la mia vita come un'avventura, cioè clicca, apri, prendi, metti, acqua, vai, cioè nel senso mi vengono molto naturali i puzzle in avventura. Che li ho giocati così tanto che li so a memoria. Per cui poter applicare questa cosa molto semplice dentro alla realtà virtuale, secondo me è una roba fantastica. Tu usi le tue mani, prendi le tue cose, cioè in Loading Human, non so se tu l'hai visto. Ho dato un'occhiata ai preview. È super naturale come modo di giocare, cioè usi le tue mani e risolvi i problemi usando le tue mani. E poi l'evoluzione finale della realtà virtuale, creare un mondo parallelo. Esatto, quindi. Una storia, cioè il nostro obiettivo è farti vivere, cioè abbiamo play an extra life, che sostanzialmente farti vivere una vita in più. Cioè ti facciamo vivere la vita di uno, che si chiama Prometheus e che deve volare dall'altra parte dell'universo per prendere una fonte di energia. Ci sta dicendo stop, fermatevi, okay, basta. Ci fermiamo qui, va bene. Ti ringrazio tantissimo e speriamo di avere news... Sì, questo progetto, poi ci risentiamo per aggiornamenti, certo. Quindi va bene. Grazie e in bocca al grazie.